Cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Questa volta voglio dire due parole su Notre Dame. Non è esattamente un'opera unica di cui possiamo parlare, però il rilievo che ha avuto l'incendio, le vicende che sono seguite dopo, le polemiche tra esperti che subito si sono scatenate, inducono effettivamente a qualche riflessione. Quando è successo l'incendio, le persone più avvedute, più esperte nel campo delle belle arti hanno subito pensato al fatto che la tutela dei monumenti, e certo che l'episodio dell'incendio ha dimostrato che la tutela era un po' scarsa, insomma, in Italia e in Francia è singolarmente diversa. Noi ci lamentiamo spesso delle cose italiane, però se andiamo a fare un giro per Parigi, andiamo a vedere le chiese, che tra l'altro sono numerosissime, antiche, monumentali di Parigi, possiamo restare sconcertati se confrontiamo la condizione di quegli edifici con quella delle chiese monumentali di Roma, di Firenze, Venezia, o Napoli o quel che si vuole. C'è una discrepanza impressionante, cioè è evidente che l'attenzione alla tutela, alla conservazione del patrimonio antico in una città come Parigi è scarsa. Le chiese, quando noi entriamo dentro, danno una cattiva impressione. Le opere d'arte sembrano cadere a pezzi, sono sporche sovente e comunque mal mantenute. Per carità, intendiamoci, non voglio certo diffamare i colleghi francesi, ma c'è una differenza abissale. In realtà noi siamo attentissimi alla conservazione del patrimonio. Pensate al numero di chiese che ci sono soltanto a Roma, è una cosa inverosimile, incredibile. Eppure, trovatemene una in cui la sovrintendenza non abbia attuato delle azioni di tutela, appunto di conservazione, di restauro, di protezione. È difficile, tutte lo sono. A Parigi è un po' vero il contrario. Lo Stato francese non ha creato quel formidabile sistema che esiste in Italia, cioè le sovrintendenze delle belle arti, cioè degli uffici preposti che vigilano sulla conservazione e protezione del patrimonio. Sì, per carità, ci sono anche in Francia, diciamo, strutture di tutela, c'è la Réunion des Musées Français che però si occupa dei musei, non tanto del territorio, ma di fatto quel tipo di concezione così tipica del nostro paese non c'è lì, per cui le chiese antiche, non dico che siano abbandonate, ma non sono oggetto di una politica di tutela costante, organica, rigorosa e continuativa. Questo sì, è un dato importante. Per cui, paradossalmente, quello che è successo a Notre Dame, per carità, è certamente un incidente, però è un incidente che in qualche modo ci dà la misura di un tipo di situazione emblematica. Sono successi incidenti anche a Roma. Tempo fa crollò il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami nell'area del Foro Romano, figuriamoci un po'. Certo, San Giuseppe dei Falegnami non è Notre Dame, però in qualche modo anche l'incidente che accade qui è trattato, affrontato con una mentalità diversa e oserei dire più avanzata. Poi c'ero da fare una considerazione. Quando è successo quel disastro, alcuni critici si sono affrettati a dire vabbè, però insomma, Notre Dame più che altro è un feticcio, cioè sì, è un grande simbolo, e non c'è dubbio che lo sia, ma poi sotto il profilo, diciamo, prettamente artistico, architettonico, storico, poi è relativo. Notre Dame è completamente rifatta, non è certamente la chiesa gotica medievale conservata si tratta nei secoli arrivata a noi, è il frutto di infiniti rifacimenti, quindi è ben diversa la situazione. Però questi critici così avveduti si sono sbagliati, perché quel tetto che è bruciato e crollato è forse una delle poche cose autentiche, diciamo così, che erano arrivate fino a noi. Quel tetto era un capolavoro, una meraviglia dell'architettura medievale, ancora in larga parte conservato. Quindi, prima di criticare, riflettiamo attentamente. Notre Dame non è affatto così irrilevante e così trascurabile sotto lo specifico profilo storico-artistico. Quindi da un lato dobbiamo essere molto critici, dall'altro dobbiamo essere molto rispettosi. Guardate che in realtà
la storia di Notre Dame, delle sue infinite trasformazioni, restauri, rifacimenti, eccetera, riflette un dato storico molto importante e molto sintomatico. Cioè, in definitiva, Notre Dame fu letteralmente aggredita al tempo della Rivoluzione francese e vennero effettuate dai rivoluzionari delle demolizioni, delle aggressioni incredibili, entro certi limiti inverosimili, fino a confinare con la comicità. Pensate, nella galleria che sopra le grandi porte della facciata, anticamente quella era la galleria dei re, è divisa in tante colonnine come tante finestrelle, e in ogni nicchia, delimitata da due colonne, c'era una statua regale, e si dislocavano una sequenza meravigliosa. I rivoluzionari aggredirono quelle statue, le spezzarono, le fecero a pezzi, le distrussero, perché erano simbolo della regalità. Naturalmente i rivoluzionari si opponevano al re. Erano convinti, pare, che quelli fossero i re di Francia, che nel corso delle generazioni ognuno aveva avuto la statua, è vero, sulla facciata della chiesa madre di Francia. Ma non è così. Quei re erano i re di Israele, cioè erano le genealogie dei re di Israele, così come sono narrati nella Bibbia, che costituiscono i presupposti di quello che poi sarà, è vero, l'arrivo del Redentore. Avevano un significato altissimo, nobilissimo, e non avevano niente a che fare con il problema dei re di Francia. Furono distrutte sistematicamente, anche se fortunatamente alcuni pezzi caddero a terra, ovviamente, e rimasero interrati, e sono stati poi recuperati in anni abbastanza recenti, e oggi quegli insegni frammenti, insegni davvero che sono statue gotiche formidabili, si conservano al Museo di Cluny, che è poco distante, è lì a Parigi, il Museo del Medioevo di Parigi, che è un museo che vorrei segnalare all'attenzione degli studiosi. Tante cose mirabili vi sono in quel museo, tra cui questi magnifici frammenti. Ma perché lo dico? Perché in effetti, in un certo senso, Notre Dame è stata sempre nei secoli un feticcio intoccabile e un oggetto da distruggere e massacrare. Quando Viollet le Duc, il famoso restauratore dell'Ottocento, è andato a ridisegnare, a ricomporre la chiesa massacrata, sì, è vero che ha compiuto opere di rifacimento largamente arbitrario, ma quell'arbitrarietà era legata a una idea della continuità della storia che passa da un progettista all'altro, da un restauratore all'altro, e che in qualche modo consente di preservare almeno lo spirito, il senso profondo, non tanto l'oggetto singolo. È un concetto di restauro molto discutibile, e tuttavia, cari amici, rendiamoci conto di un fatto. Che vuol dire restaurare un'opera d'arte? Vuol dire conservarla, ma conservare, certo, la sua fisicità è ovvio, ma l'opera d'arte intanto ha valore in quanto è veicolo di significato, di senso, di ammonimento, di insegnamento. Questo è un dato spirituale. Il restauratore, che in qualche modo, in assenza o in distruzione di ciò che è passato, cerca però di conservare, rifacendo, il senso profondo di ciò che era creato in quell'edificio, può avere il suo senso. Il dibattito sulla competenza e pertinenza di Viollet le Duc nella storia generale del restauro è ancora in corso, e noi certamente lo biasimiamo, ma dobbiamo comunque tenere conto del senso profondo dell'operatività di un personaggio del genere. Critichiamolo quanto vogliamo, ma non trascuriamo completamente alcuni aspetti della sua lezione. Quindi, quando poi diciamo ma che si è rovinato di Notre Dame, dei rifacimenti, d'accordo, quei rifacimenti però un senso storico, una dignità e un significato ce l'hanno. Questo ci deve spingere a considerare la storia dell'arte come un flusso continuo di interconnessione, e quindi quando succede qualche disastro, quel disastro è sempre comunque un grave vulnus alla nostra sensibilità. Adesso sono stati raccolti tanti soldi, e così
Ora comincerà il dibattito sulle nuove modalità di restauro. Che dobbiamo fare? In primis, riflettere sul passato.